a sgamare. Che sbocco ste armi, ma... Buonasera a tutti e bentornati sul canale di Safari Games, dove stasera giocheremo a Sea of Thieves. Non so cosa dirvi d'altro, tranne che una serata completamente improvvisata, perché prima di far partire la live mi sono detto: ma che cazzo faremo stasera? Dunque io ho messo Shores of Gold con punto di interrogazione perché non so se ci avrò la motivazione necessaria per farlo. Perché vi dico la verità, mi sento un po' uno schifo oggi, sono un po' ammalato e perciò non ho fatto live sul mio canale e niente, dunque cercheremo di improvvisare un po' questa partita di stasera. Ciao Jack, guarda Jack, ora che ci sto pensando, arrivarci alle Shores of Gold, no, non lo so, non so se voglio farlo, ti dico la verità. Boh, vediamo. Vediamo già dove sto in mappa e vediamo un po', dai. Vediamo dove sto in mappa. Allora. Non mi ricordo più. Galleon's Grave? No, non è Galleon's Grave. Non mi ricordo neanche più dove cazzo sono. Dove minchia sto? Ti pareva. Ok,
Agertut. Non lo so. Onestamente non lo so. Cominciamo a andare, dai. Se mai succede qualcosa di diverso sulla via. Ah, c'è una cosa che volevo vedere però. Su internet ho trovato il codice a basso costo di Battletoads. Voglio vedere se sono riuscito a sbloccare la skin oppure se c'è stato un problema. Vedo che non ho la skin. Ok, dovrò riaccendere il gioco più avanti. Vabbè, fa niente. Dai, andiamo di Silver Blade, va. Andiamo di Silver Blade. Il timone non ce l'ho ancora. Non c'ho ancora il Silver Blade. Vabbè, il cannone neanche. Facciamo del cannone, mettiamo quella. Argano, non ce l'ho. Lasciamo tutto così e dopo metto la bandiera, no? Lì vedo del loot, ma non c'ho voglia di andare. Andiamo direttamente a coso. Allora, qual è il Silver Blade qua? Non ce l'ho? Non c'ho la skin? Ah no, minchia, ce l'ho lì davanti. Dai. E via, cominciamo a partire. Volendo, appena raggiunto il checkpoint finale dell'arte di Blur per fare i bug, chiunque chiede. Io, come sai, Jack, io ho già fatto tutto. Dunque, alla fine, l'unica cosa che mi rimane è. No, aspetta, non lo guardo. È Source of Gold. Dai, prova ad andarci. E se mai vedo è troppo impegnativo, mollo tutto e faccio qualcosa di più easy. Almeno andare a cercare i diari. Facciamo almeno quello, dai. Che sono 10. Dai, la Wild Rose e l'arte in blu, gli allergy già pronte. Ma Jack, io ti ho detto, guarda. Reputazione. Storie assurde, vedi? Ho già fatto tutto, mi manca questa. Che alla fine mi rendo conto che il bug qua non si può fare. Perché devi riportare il teschio del cacciatore d'oro 5 volte. E questo non te lo dà alla fine, perché ti dà soltanto l'uccisione del capitano. Non ti dà il. Minchia, vuol dire che devo farla veramente 5 volte, quella lì. Ah, è vero, vedi, minchia. E niente. E niente, niente. Cazzo, non ho neanche messo il gioco, aspetta. Acquisizione gioco. E mi sono dimenticato di mettere anche copia. Poi. Via. Ricordo a tutti comunque che c'è il giveaway di The Medium per chi guarda le repliche. Digitate punto esclamativo giveaway e ci avete tutte le informazioni che non ricordo onestamente. Minchia, quanto cazzo è lontano, Madonna, ragazzi.
Vai. Ah, non lo prende il vento, ok. Qua prendo le rocce, cerchiamo di fare uno slome. Mi unisco di prepotenza. Vabbè, dai. Andiamo sul Discord allora, aspetta. Voglio fare due o tre prove. Voglio fare due o tre prove sul Discord senza le cuffie, perché non c'ho voglia di mettere le cuffie. Fammi passare quest'isola solo. Ok, a posto. Merda, non avevo visto questo. Non l'avevo proprio vista. Ciao Blume. Come se oggi piena o qualcosa. Non ho capito Blume, mi spiace. Non ho capito. Dopo sono anche un po' diminuito fisiologicamente, sono un po' mezzo rimbambito, ho avuto un po' una giornataccia. E anche per questo che non ho fatto live sul mio canale, perché non me la sentivo. Oh mio Dio, grande Blume. Lì c'è una gemma, però chi se ne frega. Andiamo un po' con la mappa. Direzione quella giusta. Non mi posso unire perché Microsoft merda. Ma come? Come Microsoft merda? Ti invito io, dai. Dov'è? Jack, eccolo qua, gioco, invita al gioco. Però in effetti Microsoft merda, perché dovrei avere la skin della delle rane Battletoads, ma non ce l'ho. Aspetta, vado in coso Sea of Thieves, Sloop. Vediamo un po' se mi senti, se non mi senti. Voi Jack? Zero, zero. Blume, dimmi un po' come lo senti Jack, troppo alto, troppo basso? Perché se vuoi lo abbasso un po'. Troppo troppo. Ah, troppo troppo, ok. Allora ho abbassato un po'. Faccio una prova. Solo che adesso non ti sento più. Aspetta, ti rialzo un po'. Alza un pochino, sì. Toh, via. Riprovo? Sì, va bene. Ok, ci abbiamo il vento a favore. Allora qua credo che la direzione è giusta. E invece sto cazzo. Sud-est. Sono andato così. Sì, va bene, va bene. Più o meno. Sì, andrò un po' dopo. Pensando a me. Ah, ma quello non è Devils, perché? Sì, l'ultima delle Shores of Gold sta nelle Devils. Fai vedere un che po'. A proposito, hai già fatto i diari delle Shores of Gold? Eh no, giustamente, almeno se non ce la faccio andare fino in fondo, faccio questi. Allora. Avrò anche io YouTube, dai, amico.
Qua ne ho 4 su 10, ma li riprenderemo uno dopo l'altro perché non mi ricordo quelle che ho fatto, quello che no. Infatti, chi ti ricorda quelli che abbiamo fatto? Vedi, dopo i teschi del cacciatore d'oro, per forza si deve rifare 5 volte perché. No, praticamente se ti dà il checkpoint su quella parte lì, tu Sì, ma semplicemente rientri e te lo ridà. attento che quando tu c'hai il teschio, la missione è già finita. Non è che devi consegnare per concludere, non so se ricordi. È quello che ti dico. Forse. Non devi consegnare se per L'hanno finire. fatta pesare. L'hanno fatta pesare davvero tanto. Eh sì. Dunque, mi sa che è da fare 5 volte, comunque vada. Però dai, almeno che adesso ancora un po' me la ricordo, sta missione qua, dunque non è tanto difficile. Dai che ci siamo quasi ormai. Abbiamo lì di fronte. Non ho preso nessun loot prima, eh. Ho voluto fare in fretta. Che intanto qua non serve il loot. Andiamo soltanto lì, servirà solo roba da mangiare. Più che Beh, l'unica cosa positiva è che sono tutte sopra quell'isola là. altro. Sì. Però è gigante, non so se te la ricordi l'isola, Sì, eh. me la ricordo. Sarà una tortura portare tutte le i gettoni là sopra. Beh, Eh sì, poi. in due. Allora, sono quattro, se ne fanno il test. Sì. Anche stasera. È tornato il bug della scala. In che Che la puoi prendere senso? anche da qui. Il bug della scala? Che la puoi prendere da qui. Bello. No, io non ce l'ho, però vabbè. Fa niente. Ogni tanto li comprare. È un po' una rottura, tipo manchi il timone, se combina. Vabbè. Cazzo, io non ce l'ho mai avuta sto bug. Vedi Vabbè, perché devo fare il cercatore di bug. dai. Mettiamo. Dove cazzo è? Eccolo qua. Mettiamo Giganico, che ormai è la mascotte delle Shores of Gold perché è la sua preferita. Ecco, vedi com'è contento. Lo ricordo dove era il diario, proprio. Sì, è vicino alla tipa. Ci vado io se Sì. vuoi. Ah no, ci dobbiamo andare in due Sì, sullo sloop. dobbiamo andare Sì. È vicino alla tipa che fa partire l'altro, il cuore di fuoco. O il cuore ardente, non mi ricordo come cazzo la chiamano. Che prima o poi anche quelle guide dovrei fare, che cazzo. entrambi. Visto che la considera già finita quando hai tirato il teschio. Ma se tu quitti quando c'è il boss, ti tocca rifare il boss, però ti dà il teschio. Teoricamente. Non so se quando. Perché lì parla Ma è il grande tutta una pirata lì. questione. È tutta una questione di checkpoint. Dipende quando è il checkpoint. Vaffanculo. Dipende quando è il checkpoint precedente, Jack. Perché se il checkpoint precedente tipo raccogli le monete, sai che bello. Tanto vale la rifai. Secondo me il checkpoint te lo dà lì del boss, eh. Però non lo so, non ricordo. Vediamo se ho la forza mentale da arrivare fino in fondo. Intanto, giustamente, adesso che ci stanno i checkpoint, semmai andiamo su per le lunghe, si chiude nel mentre. Sì, giusto per fare i diari adesso si fa. Vedi, alla fine, tu con la barca ce l'hai fatta. Quindi. Vabbè, ciao. Saluti.
Ok, adesso normalmente ci lascerò Breaker sulla barca. È un po' lunga. Non c'è neanche voglia di farlo sbadare. Minchia, che cazzo di parcheggio che hai fatto, spettacolo. E niente, ah no, invece l'ho preso, a posto. E tanto per cambiare, siamo contro vento, sei contento? Beh, stai viaggiando con me, dovete aspettare. Ah beh. Voi non saremmo contro vento, secondo me era per girare tutto a sinistra. Ah, forse sì. Se gira il vento siamo fregati. Però no. Ah, ma forse vedi? Così ci accavicchiamo, dai. Perché a nord mi sono ora giro un altro po'. Vabbè, qua tranne che andare a tutto nord. Ecco, c'è la dove. Ciao amica. Ti sei mancato tutto il tempo. Allora. 4 su 10, 1 su 5. E vabbè, dopo tutto questo lo prendo una volta finite le 5 volte. Sì, sì, praticamente devi solo prendere di aria e finire la 5 volte. Sì. Un po' come tutto il resto. Sì. Vediamo un po' il diario che non mi ricordo più che cazzo è. Che è stato? Ah, ciao gattina, grazie per l'hosting. Non sono abituato alle notifiche del canale di Safari. Servirà per gli enigmi dei. Comunque alla fine, Jack, è tutta la stessa cosa, qua non ci sono più vie. Non ci sono cose diverse. È tutto identico. Sì, l'unica cosa che possono cambiare sono i simboli. Sì. E niente, aspettiamo. Domani ragazzi, anticipo già che abbiamo preso l'appuntamento con Vaping Dad. Dalle 18 alle 20 faremo un just chatting sull'aggiornamento dei 3 anni che avverrà normalmente domani, se non sbaglio, o doveva venire oggi, non mi ricordo. Vabbè, comunque i 3 anni di Sea of Thieves saranno questo 20 marzo. E a proposito, ragazzi, senza farla apposta mi sento tipo avessi una sbronza e non sono neanche ubriaco, però il giorno è giusto, è la San Patrizio oggi, la San Paddy's Day. Comunque buon Paddy's Day a tutti. Potevamo metterci tutti in verde, però vabbè. Tanto per. Io sul Discord avevi scritto del Shaman. Cosa? Avevi proposto di fare il venerdì il Shaman invece che sabato. No, ho detto sabato. Ah no, ok, era sabato. No, Orso ha detto che voleva partecipare anche se era venerdì, ma io venerdì il jump non lo faccio. No, solo sabato. Sto bug della scala, metto la scala invece del timone. Comunque sì, al mio PC li piace fissarsi da solo. L'ho provato su Rocket, carica istantanea. Bene. Allora aspetta, vado a cercare il video sul tubo di The Shows of Gold. Volendo ce n'ho già uno. Ah, allora ti seguo, dai. Il primo lo trovi sulla nave sfondata. Vicino allo squalo, per esempio. Va bene.
Piccolo. E niente. No, è successo, sono No, bloccati i mi è frame. successo che ho avuto un calo di frame e niente. Sono caduto male. E qua c'è il Penso vento che abbiate un contro. problema nel PC. C'è il vento contro, oh, Jack. Ah, ok. Allora la Non capita sirena quando mai. vuole. Eccola lì. Comunque è più interessante questa che le stelle. Diciamo che ci perde meno la pazienza. Dai che c'è Giganico che guarda la via, che è pronto a farsi anche lui le Shores of Gold. È anche lui pronto a farsi il viaggio quando Sì, entreremo sì. là, non spoiler. È super motivato. Guarda, addirittura su due zampe. Ah no, adesso le ha appoggiate di nuovo. Non si spoilerà perché su Safari non aveva tempo rapportato, mi sa. No. No, no, per niente. Ma dai, il Kraken, Ma no, veramente? non ci credo. Cazzo, è proprio il gioco che ti vuole bene, non c'ho palle, eh. Non ho caricato niente. Sono notato. Vabbè, se non sono loop, non dovrebbe farlo troppo pochissimo, eh. È proprio il gioco che ci vuole Voglio bene, legge però ragazzi. perché Allora qua purtroppo, Jack, con tutto il casino, non ti sento più. Però intanto ormai si sa cosa si deve fare. Aspetta, vado a riparare, va. Ah, ok. Non ci abbiamo legna, eh. ho visto, ne abbiamo 5. Ciao Nico! Hai dispawnato o... Ciao Nico, tu guardi, lì sei pronto. E niente. Un Kraken è andato, proprio No, easy. mi sa che non è ancora andato. Ma sì che è andato, adesso dispawna. No, no, è andato, è andato. Vai, Arpiona, se ce la fai. Ok, Verano, tu piace. via, ti giro la barca. Non voglio mangiare il cibo, è stato tra poco quel pezzo di Kraken. Nico, per la tua più grande felicità, perciò ti ho messo qua davanti. Sappi che andiamo a fare le Shores of Gold, anche se mentalmente non sono pronto. Però andiamo a prendere almeno i diari. Psicologicamente non sono pronto. Come mai niente cornice? Nico, niente cornice perché Tanto roba, avevo, possiamo avevo vedere. fatto. Avevo fatto come si chiama il tema Sea of Thieves su Safari. E ho ripreso quello e mi sono scordato che c'era la cornice. Comunque c'è scritto Safari Games sull'icona sopra di qua, sopra a destra. C'è il mio nickname sotto alla webcam. E ti devo anche dire che mi sento un po' uno schifo oggi perché non son bene. Al posto di far saltare la live, non ho detto niente e sono partito. Perché hai notato che non ho fatto live oggi. Sentivo un po' una Io sì. merda. E niente. Un esplosivo. Vabbè, intanto che te ne fotti. Ah, ci abbiamo il vento di lato. No, dai, che palanca, se il bug che li colpisce non esplodono. Neanche la soddisfazione mi voglio dare. E niente.
La figata di questo è che adesso abbiamo i checkpoints, dunque se andiamo per le lunghe possiamo sempre mollare e riprendere un'altra volta, non è un problema. Almeno prendiamo i diari adesso. Dai Nico, mostraci la via, che sei tutto storto, ubriaco. Giustamente è messo bene per Senpa This Day. Dai, ti rimetto dritto perché mi metti l'ansia. Via. Due teschi e un baule, perché no? E niente, adesso si esce dalla mappa, comincerà a accendersi la Shroud Breaker, che più ci si avvicina, si sente la TV? Sul serio? Ma non è la TV, sono le casse? Aspetta, abbasso. Ah, no, la tua di TV. Ah, minchia. Capito. Minchia, allora il mio microfono è tosto. Cioè, ormai posso giocare senza cuffie, vuol dire. Spettacolo. Ok, ecco le Shores of Gold là in fondo. Non si è ancora accesa la Shroud Breaker, perché non siamo ancora nei mari fuori. Aspetta, fa vedere. Ah, non siamo ancora usciti, ecco perché. Dovrebbe andare meglio. Sicuramente. Non lo vedo più acceso, quindi sia un buon segno. Però vedi, stranamente, quando tu parli mi si accende anche, però tu non ti senti parlare. Eccoci qua, ragazzi. La conclusione delle Tall Tales è qua davanti. Sì, Parte il magheggio qui. ecco, si sta accendendo la Shroud Breaker. È sempre figo vedere questo effetto però, eh. Decisamente. Stiamo per Ora ce la facciamo morire. pure a velocità maggiorata. A vedere. Ecco, due gemme accese. Il mare di sangue, esatto. E dunque? Non si accendono più le altre? Attimo. Boh. Eccolo lì, un altro. Arriva anche la guardia, siamo contro vento per quello che sta non è terribile magari. Allora guarda, già che ci siamo, giro, qual è il problema? Quando è che andiamo in ipervelocità tipo Appena si sente la Star quarta Trek? oppure poco dopo la quarta, non mi ricordo. Sicuramente sul galeone faceva un effetto migliore. Ah, è vero che l'avevano fatto sul galeone con Zocchi e il suo compagno? Eccolo lì. Attenzione. Qua partiamo in ipervelocità, raga, con i controcazzi. E cosa sembra adesso che ci vedo, se ci guardo bene? Sembra lo scudo quello che hai te. Lo scudo, quello che ho io? Quello del colosso, tipo. Ah, sì, ho capito. Sì, hai ragione. Beh sì, alla fine uno scudo, eh. Per velocità controvento, bisogna arrivare alla scena.
Vado a vedere davanti se siamo vicini, perché... Ah no, aspetta, posso andare No, manca sull'albero. un po', manca ancora. Vado sull'albero, aspetta. Dovremmo esserci ancora. Sì, ci siamo quasi, eh. Davanti a noi c'è una roccia, immagino. Non ancora. Ci stiamo avvicinando, ma a un ritmo tranquillo, non rapido. Eccole qua. Siamo entrati dentro. Certo. Puoi girare a sinistra se vuoi, eh. Sinistra, ok. Inizio a vedere meglio, guarda. Eccoci qua, ragazzi. Ogni volta è una figata, ogni volta che veniamo qua. È la seconda Quasi volta, quasi ma... non voglio skipparla le 5 volte, se Eh sì. possibile. Eh sì, veramente bella. Stiamo andando a parcheggiare più o meno dove eravamo andati l'ultima volta. Toh, via. Sì, è vero. Ok, prima andiamo per i diari, Adesso tocchiamo un giusto? po' la secca. No. Andiamo per i diari all'inizio? Sì, Ok. intanto io vedo se tocchiamo un po'. Però già l'abbiamo superato. Oddio, l'abbiamo toccato. I primi diari sono nella barca. Allora, il primo diario è sulla nave distrutta, lo supino distrutto. Che non trovo, aspetta. Non era qua in questa zona? Allora, noi siamo alla roccia. Se vai in su, teoricamente verso la roccia gigante. Lo trovi? Ah, trovato. Ok, qua c'è la barca, ma non vedo. Adesso riprendo il video di sottofondo così vedo. Ah, devi entrare dentro dal dietro. Che Guarda, cazzo? sì. Ah, aspetta. Ah no, sei entrato da qui, ok. Eccolo qua, Sotto. via. Ok. Il primo. Il secondo numero da. Ecco, questo qui è praticamente su, verso dove si portano i medaglioni. Vabbè. Non lo fai in un ordine in cui puoi farli. Se li mette in ordine così. Tanto facciamoci questo. Praticamente c'è un leve. Vai, dal Frank. Perché questo è da segnare, ti ricordi? Sì. Blocco note. Ah, ti segni tutto tu. Vabbè, stasera mi fai da copilota, io mi lascio portare, va. O Allora. piuttosto io, faccio io il copilota. Ma scusa, ma tu vuoi fare un po' la missione e un po' i diari a seconda del punto dove stiamo, giusto? Jack? Un attimo. Ok. Allora, se andiamo su dove ci si sparava un cannone dove Toki aveva trovato la scorciatoia. Che Ok. adesso non mi ricordo neanche più dov'è. Ci sono due Qui. diari là sotto. Vabbè, andiamo. Facciamoci quelli. Penso che sia qua comunque. Andiamo. Salo si scende lì. Ok. Qua sto continuando a salire. Ma si sale di molto o... Allora, vedete dove c'erano le torce per segnare dove si sparano? È questo, ok. Un attimo che riprendo. Sì, tranquillo. Ok, dovrebbe essere qui. Ok, perfetto.
Perfetto. Mi funziona piuttosto meglio. Ok, posto. E si continua sulla stessa strada. Comunque per l'altra gioia diventerà come Dvorak. C'è un diario sopra una delle statue. Bello. Ma sulla statua dove dobbiamo andare alla fine o un'altra? No, è un'altra. Che bello. Molto bello, vero? Detto che era qui. Vuoi sapere esattamente dove è qui? Provato così. Dentro le scatole. Cazzo. Prossima. Ci fa andare. Ok, ci fa andare nella parte nord. Dove c'è il punto interrogativo enorme sopra le statue. Ok. Che volendo potevi prendere la scorciatoia come faccio sempre. Ma non è qua? O sbaglio? Aspetta, devo trovare dove sei andato. No, dall'altro lato. Vaffanculo. Aspetta, torno. Ti seguo, va, perché se vado per i miei cazzi mi ci perdo qua. Sì, sì, mentre sono qui intanto faccio... Tenne un'altra cosa della missione che non si prendeva sempre qui. Ci portiamo un po' avanti in tutto. Sì, sì. È rimasto sempre quello. Dovrebbe essere questo. Quindi fiamma. E che cazzo? Ok, andato. Minchia, l'hanno nascosto bene. Maledetti. Cari amici della Rare. Il prossimo, vediamo. No, questo ci vuole far andare sulle statue. Vabbè. Dunque ti aspetto con la barca o andiamo insieme? Se no, volendo, questo lo teniamo un attimo dopo, ci torniamo dopo per farci andare. Vabbè, non è un problema, non è un problema. Comunque lì ho visto sui piedistalli era la fiamma, il secondo segno. Mi sa che facciamo per forza però delle statue, perché le altre serve andare avanti. Vabbè, ok. Queste statue qua le trovo fighissime. Sì, decisamente. Tanto tu fai il giro per la barca, io provo ad andare un po' avanti con i turbinelli, se no. Va bene. Andiamo avanti. Andiamo bloccati. No, va bene. Queste statue sono fighissime. Cripta meridionale, che è quella sotto. Sì. Mi dà già i simboli. E quindi io inizierò con quelli. Tu sei nell'ovest comunque. Merda. Ah, eccola lì, non la vedevo. Vabbè, buonanotte. Neanche io sono svegliissimo. Vabbè. Tranquillo. Nella live qui tra poco facciamo quattro chiacchiere, mettiamo la canzone da dormire. Ma
Ma come? Fammi salire, no? E che cazzo. Vedi? Ho le quattro manine, ok. È decisamente più maneggevole usare lo sloop qua, mamma mia. Ah, beh. Non c'è loro, questa non si. Non c'è questa. Dai, che ci arriviamo un po' alla volta. Poi c'è la terza, in cui c'è tartaruga. Scarabeo che l'ho visto qui. E uno di questi due verde. Prima clip andata. Grande. Merda, merda, vado troppo in fretta, cazzo. Ah, mi sono sbagliato, non era qui. Devo andare oltre. Devi fare la circumnavigazione. Sì. No, pensavo fosse prima, invece no. Che controllo sulla mappa che non capisco. Ah, ma è vero che qua l'isola non esce. Vaffanculo. Un po' che poi arriva. No, ma penso che ormai è qua, eh. Cioè non ho Sì, altre ormai ci possibilità. sei, però. Adesso che sto andando su a mettere subito il medaglione, che non si sa mai che lo perdiamo. Ah, ecco, così guadagni tempo. Bravo. Sì, perché un conto è farne in quattro, in cui ognuno può prendersene uno, un Sì, conto è farne in due, qua è quindi bisogna decisamente prenderne meglio far quattro. così. Ciao gattina, buonanotte. Cazzo, gattina, noto che rimani sempre meno. Che cazzo succede? Sei ammalata? Sei stanca? E comunque sei arrivato per chiuderle bene perché lì sei Sì, ho nell'altra visto. chiaro. Ho visto. Ok. Ti saluto anche se non posso con il Aia, medaglione. vaffanculo. L'hai toccata la secca, vero? Sì, però vabbè, dettagli. Non abbiamo ancora legno. Tranquilla, gattina. Oh, e che cazzo. Ok, dunque la puttanata è che non mi fa rimanere in riva. Allora, tanto ti devo dire anche qual è la data che devi beccare. No, qua più in avanti di così non mi fa andare. E niente. Allora, tre statue da quella rotta. Non ho capito un cazzo, Jack, aspetta, eh.
restarted from the broken one. Eh? Dalla roccia rotta che è detto? La terza? Da quella rotta. Ok. Minchia, va, arrivaci lì, Infatti. Aspetta, io butterei anche l'ancora, sai che ti dico. La terza dalla rotta. Non è la terza così, proprio devi contare la terza da quella rotta, la rotta non conta. Minchia, è un volo lungo. Faccio il test. Ma ci provo io, dai. Ok, sono troppo avanti, decisamente. Troppo alto? Ha voglia, e anche troppo sulla destra. Sì, quello l'ho visto. Faccio un test così. Era troppo buono, solo un pochino sulla destra, un pochino leggermente poco più basso. E riproviamo. Poi la nave si starà girando, quindi mi rammonterà per questo. Guarda che puttanata, adesso rimbalza. Ah no, ok. Non so dove sto. Ok, sei lì. Oh, che culo! Che culo! È questa! Io mi sparo esattamente come hai sparato te. Se sei girato leggermente la nave, mi ammazzo. E questa qua dove sto io? Sapevo io. Vabbè, rimango qua così regoli la mira. Allora, sono rimbalzato perché era un pochino a destra, mi sembra. Va bene. T'aspetto, Jack. Allora. Torniamo così, ma dubito. L'hai sparato troppo sulla... Forse... Che culo. Oddio. Che culo. Ma guarda, già che ci siamo, spariamoci sulla prima statua. Anche questo, giusto per aprire la porta, perché non serve niente per ora. Sì, sì. No, non c'avevo frutta. Cazzo, non c'ho frutta. Vabbè. Vuoi questo? Vai, vai. No, preferivo quello. Vai. Se sembra neanche questo, così ok, ok. Basta. Comunque qua parla di lasciare la spada, è tutto impossibile. Non sai dove finisce. Sì, in effetti, inutile che... L'hanno fatta maledetta questa riga. Sì. Fino in fondo l'hanno fatta infame. Allora, essendo la prima questa volta... Se faccio così, prendo si finisco oltre, marinando. Però, proviamo. Minchia! Ce l'hai fatta? Mi sono fermato. Dove si entrava che non ricordo. Aspetta che mi sono dimenticato adesso di mettere il comando punto esclamativo luna. Se mai c'è un Cristo che viene sul canale. Toh. Adesso. No, no, ok, ok, era già a posto. Ho aperto la porta, qui non bisogna più farlo. Ok, i diari rimasti sono più avanti o...? Sì, bisogna avanzare con la storia. Ok, va bene. Aspetta. Allora, quindi, tu qual è che hai fatto? La meridionale. Ok. Si può fare l'orientale e la settentrionale, mentre l'occidentale bisogna finire tutta la roba dell'isola. Ok. Allora, guarda, io col cannone già mi sparo lì.
se tu vai a quella. Sperando di arrivarci, perché sono sempre troppo ottimista e volo sopra. Invece, vedi, qua invece sono salito sotto. E niente, vaffanculo. Sei salito sotto, complimenti. Sì, perdonami. Sono diminuito. Sei un mago. Tu riesci a togliere sotto. Sì, Merlino sono. E riprendo la torre alla nave come punto base. L'orientale è quella, è ancora dall'altro lato, no? Oriente o est? Sì, oriente e est. Ok. Che non mi ricordo più che cazzo devo fare qua. Aspetta, dove sto andando? Allora, quello lì è lo settentrionale. Devi fare sempre i quattro rossi simboli. Ci sono le esperienze, ricordi? No, per adesso mi sono anche perso. Dovrebbe essere quello che metti tutte le immagini uguali. Ok. Se... ah, credo di averlo trovato, apposta. Come si chiama quel simbolo della tua cripta? Non lo so. Ah no, ma qua è dove metti i dischi, non è... Ah, oh, Gesù, sono sbagliato. E allora, no, non era quella. È l'altra cripta, no, sulla... Là, sì, sì, è più in là, è l'altra sponda. È quella lì, dove c'era la barca in realtà. E niente, piccolo fail, non abbiamo visto nulla. Io non ho visto. Qualcuno ha visto. Ah boh, non so. Non ci sono testimoni. No, per carità, quando mai. Bella sta skin dell'insider, mi piace. Tu hai smesso di farlo, no? Sì, ormai ho smesso. Jack, aiuto, non mi ricordo più come cazzo si fa, sono tornato al luogo di... Allora, io dove devo andare? Devo andare sui segni o i punti interrogativi? Allora, devi andare sul segno gigante che... Ok, dunque, no, a posto. Sono andato al punto interrogativo, ma non era lì che dovevo andare. E allora devo andare ancora più a nord, a dire la verità. Mi ero sbagliato. Sai che è più o meno del mio lato, era la tua. Come? Più o meno dal mio lato, ormai da tu. Vabbè. Fammi andare tanto per far qualcosa, perché qua... Ok, dunque devo andare là in cima. Ti abbiamo detto che devo fare. Ok, lì devo andare, su quell'isola lì. Sono dovuto uscire. Aia, dolore. Questa credo fosse la roba dei compiti di farla la chiave. La mia. Vediamo se non mi sbaglio. È quella lì fatta chiave. Però è figa st'isola qua, che alla fine è tutto qua. Si fa tutto qui. Molto simpatico. Nuotando, ok, a posto. Ho fatto un altro. Bravo. Sì, è lì, però devi stare sulla sinistra di quella roccia. Ci sei. Ok, dunque, prendiamo... Tutti i simboli uguali devi fare con le spine. Ah, ok, me la ricordo. Oh, Gesù. Ok, ci ho messo un po'. Ok.
Allora lì Com'è vedo. possibile far questi tesori da soli? Che c'è una cosa che devi per forza fare in due, mi sa. Ok, lì c'ho i personaggi, penso sia quello. Aspettiamo. No, non è quella, vaffanculo, è lo serpente allora. Porca puttana, non me l'aspetto mai. Porca troia vacca. Mi sono cagato addosso. Una volta che muori, il gioco lo ripristini. Almeno spero, no. Speriamo sì. Ti vengo a dare una mano a fare quello, Tranquillo. così. Tanto per l'ultimo mi serve comunque te, in qualche modo per la pressure plate. Ma perché alla fine tu hai già fatto le Ne ho fatti due, quello lì è l'unico che si può fare senza fare i 4 punti sulla mappa. Ok. Sparato troppo in alto. E niente, mi farò malissimo. Volete vedere anche voi Luna Popotto, H. Simone, senza gambe? Ah sì. Beh, c'ho già la gamba di legno, che non è di legno, però dettagli. La facciamo anche la seconda? Che cazzo, dai. Ok, posto. Qua ho notato che c'era una scala, ciò rende tutto molto più semplice. È una scala. Sì, dove sto io? Ok. Che alla fine ti ricordi, pensavamo di dover salire la montagna, eccetera. Alla fine ci hanno messo una scala lì. Meno male, non è una roba che la rende meno strong. Meno male sì, perché se si doveva fare il giro, sai che palle. Io l'ho già fatto il giro ormai. Ovviamente se per sbaglio sono finito lì dove c'è la tua scala, non so perché. Mi rendo conto adesso che Nico, essendo da solo, tosta. Beh, in realtà adesso che più o meno sai cosa devi fare. Sì, ok, però sai che palle. Sì, decisamente che palle. Dai, ti aspetto, va. Parto dalle scale, così mi ero morito pure il percorso. Va bene. Aspetta, fammi provare una cosa. Ok, non penso funzioni, però nel dubbio. Beh, La pesca in questo stagno minuscolo. teoricamente come funziona sul viaggio inaugurale potrebbe funzionare anche qui, eh. Sì, ma qua è troppo. Non è abbastanza profondo. No, Ah, no, no, no. no, cioè, se tocchi no. Non esce niente. In effetti se tocchi non conta. Sono Jack, dove qui. cazzo sta? Ah, ok. Posto. Mi mancavano le spine. Aspetta. Allora, proviamo la sirena. La sirena, ok. Per me porta anche la fiamma. Ok, siamo a 3. La fiamma, mi sa. Ok. Tento. Niente, non è la fiamma, sono i due personaggini, il serpente. Serpente. C'è il serpente, c'è il serpente.
Prima. Allora. Vedendo la roba di destra. Qua non so quale sia. Ah, c'è due volte l'aquila, due volte lo squalo. Quindi non è l'aquila, quello è sicuro. Ok, proviamo squalo allora. Sì, è lo squalo. Sì, decisamente. Oh, okay, non è lo squalo, ma fa un culo. Io ho visto l'aquila, ma hai detto che non era l'aquila? Secondo me non è l'aquila. Attento. Dimmi se c'hai tre personaggini su quella. Sul primo, guarda sul primo che ci sono. Vado a vedere. Sì. Attento. Arrivano. Vuole. Perché quelli che ti mette all'inizio sono solo per fare tipo una finta. Sì, perché sono infami. Però non è così. Per l'ultimo puoi salire con me, tanto dobbiamo comunque andare là. Sì. Hai pure preso tutto. Sono stato tanto più lento di te. Il bug di prendere, buttare giù gli oggetti e riprenderli. Correre. Almeno quelli in acqua lo potresti imparare. Sì, non c'ho voglia, sono pigro. Beh, in acqua è molto semplice, sì. Lo so. Vado per terra. Sì, dovrei fare X e F. X, F, X, F, non c'ho voglia. Io ho la tastiera strana, dunque non me lo prenderebbe bene. Allora, ci manca l'ultimo simbolo, per fare l'ultimo. C'è la nave, vedo. Sì, sì. Mi serve che ti lanci più o meno verso il centro isola. Aspetta, Anche se non sei sopra va bene. Ma qual è che dobbiamo fare? Abbiamo fatto il Kraken? Devi fare l'uomo? Dobbiamo fare l'occidentale. Cioè la barca? Mi sa di sì. Sì, in effetti sta in culo ai lupi. No, ma non devi andare subito da quella. Manca l'ultimo simbolo che mi sa qui. Non so come l'abbia fatto Nico da solo. E qual è l'ultimo simbolo che non mi ricordo? Ti serve che vieni qui da me, c'è la torcia del cannone. C'era una specie di piattaforma che si cliccava e sotto compariva, si alzava una specie di altare. Aspetta che arrivo. Forse riesco a farlo anche da solo. Sì. Dal tempo di farlo, però. Fanculo, non è abbastanza in alto. Porca puttana, ora muoio male. E invece no, sono ancora qui. No, non te lo dà il tempo di arrivarci. Che cavolo stiamo di te? Forse se Nicola ha fatto da solo, vabbè, io ti lascio andare, va, sono tutto zoppo, inutile. No, mi serve comunque. Ah sì? Sì, per forza. E allora faccio un altro volo, va? Yay, che bello. Ah sì.
Dai, ci voglio credere. Non so se riesci a superarla. Sei sulla stradina? Ok. Allora. E ti tengo cliccato questo. Devo scendere giù, mi E tu vai ricordo. da sotto Sì, dall'altro. mi ricordo, mi ricordo. E Infatti niente. non so come l'abbia fatta lì questa roba. Perché queste rocce, la sparata lì non ci sono arrivato. Tartaruga. Tartaruga. Ma secondo me sono sempre gli stessi. Sì, sono sempre gli stessi. E ora si va all'ultimo, che è quello occidentale, quindi Ok. No, ma da comunque spostarsi guarda, lo è puoi meglio. far da solo, perché qua la tartaruga non scende più. Ah no, scende un po'. Ok, ti dà tipo 30 secondi e dopo comincia a riscendere. Dunque lo puoi far da solo. Ci ho provato prima a lanciarmi, solo che non ci sono arrivato in tempo. Sabato troppo. Magari più stai sopra il pulsante, più ci metto a scendere, non lo Non lo so. so. Qui ci fermiamo, pausa cibo. Sì, perché non c'ho più vita. Aspetta, fammi fare una cosa. No. Grazie. Grazie. Che se non mi fullo di vita io posso andare. Giusto per non essere lasciati one shot. Da questa roccia dovrebbe Sbaglio o non fa mai notte in questo posto qui? essere. Sì, c'è sempre un po' di luce secondo me. Anche perché va lì a trovare le cose di notte qui. Sì. Da dove sei entrato? Forse Io ti questo. seguo come un idiota e non mi ricordo più niente. Vedi? Ah, ecco. Danno gratis. E via. Qua lo chiama Kraken Tartaruga. Qua la scuola non c'è. Cavolo, sta facendo vedere questa. Non è che... Aspetta, che cazzo È la mappa del luogo. è? Ah, ok. Qua li vedi i punti? 1, 2, 3, 4. Qual era Allora, lo squalo è comunque due. Ok. Tartaruga 3, quello che trovo. La fiamma ce l'ho, lì sopra ci dovrebbe essere il Kraken, questo. Sì, vai. Fammi andare. Ok, andiamo. E dunque siamo a 4 adesso. 4 su 4. Ok. Vedi che è anche più veloce rispetto a... Mi rendo conto comunque che in effetti una volta che la conosci va un pochino più in fretta, perché qua siamo soltanto a 1 ora e 1/4 di live, però il tempo di arrivare qua ci abbiamo messo 15 minuti. Sì, una volta che sai il fatto. E stiamo facendo anche gli aerei, quindi ci sta mettendo un po' di più anche per quello. Che bello, tutto sto la cosa del medaglione.
Di qua a sinistra si va, eh. Ah, io passo da qui, adesso. Ah, mi ha portato tutto sulla bussola. Ma non dovevi salire prima? Ah, ma no, è qua, scusami. Per un attimo eri senza capelli quando mi sei passato attraverso. Ah, vabbè. Eri inquietante. Madonna quanto ci mette a correre, oh. Cazzo, vedevo la barca muoversi sulle onde. Dico che va alla stessa velocità. No, va più veloce. Dai, sono arrivato alla caverna. Parla la prima volta, questa qui è veramente bella. Eh sì. Ora non mi ricordo più, dobbiamo fare il segno della chiave, giusto? No, il segno della chiave era una roba che ho fatto io. Ah, ok. Poi non ricordo. Forse dava qualcosa direttamente. Sì. Dava il medaglione. Ok. Il medaglione che dobbiamo infilare, che non si ricordo più. Non ricordo. Della statua. La statua. Ah, è vero. Ok, adesso è la statua. Un po' alla volta ci arriviamo, dai. Anche se te la devi fare a nuoto. Vabbè. Per poi la nuoto te la dovevi comunque fare. Tanto spacchiamoci le gambe, dai. Porca puttana. Vale, capitolo finale, minchia. Ah, qua siamo già al capitolo finale? Sì. Vedi. C'è tutta la parte platform. Ma no, ma comunque ci sta, guadagniamo un po' di tempo, diciamo. Guadagniamo mezz'oretta, dai. Però c'è tutto da fare comunque. Sì, la mezz'oretta iniziale che in realtà ti segni le cose a mano, non le vai neanche a toccare, te le ricordi diretto. Perché se due su due non sono cambiate. Vabbè. Si è lento a contarlo. Nel mentre mi guardo tutte le notifiche di disco. Entra. Sì. Questo è il diario che è finalmente avanti, ho letto. Però lo rileggo nel dubbio. E ora vediamo. Ok, evitiamo di morire male, come l'altra volta. Oddio, allora. Tanto si scende completo. Ok, ci sono. Non è che c'è un diario qua nascosto? No. Ok, e allora si comincia con la piattaforma. Allora, però qui dovrebbe esserci, infatti, da qualche blue mushroom di questi. C'è un diario? Per entrare c'è un diario. Forse okay. Questo, sì. Boh, non vedo un cazzo. Minchia. Qui.
Dovrebbe essere questo, sì. Grande. Ok, poi il prossimo dov'è? Ok, possiamo andare avanti qui. Ok, qua c'è la platform edition. Platform maledetta. Ti faccio rinascere in nave? Ok. E ora comincia la. Comincia la pacchia. Aspetta, Ok, vedi. Aia. Aspetta, ti rianimo. Ok. Mi ha preso una spina al pelo, bro. Queste sono quelle veloci. Ok. Ok. Sì, intanto vai avanti, dovresti arrivare a una stanza grande. Vabbè, aspetta. Forse sono a pelo per farmi rianimare. Intanto è inutile mangiarti, ma shottano comunque. Vabbè. Porca! Non me l'aspettavo. Sei morto pure tu? No. E di nuovo. Ah, questo qui mi sa che è recuperabile come te. No, no, prova, prova. Provo. Non credo, no, è irraggiungibile. Sei morto pure tu? No, era irraggiungibile però. Vabbè. Dovete far ricominciare da nada. Ti raggiungo. Intanto mi metto a fare la roba degli alberi, così tolgo questa roba. Va bene. Qui c'è un buio che ogni volta non si vede niente. Via. Ok, ricominciamo. Io da non capo. Discuto su come il gioco mi abbia fatto cadere. Sei morto? Sì, e mi ha compenetrato con del legno. Vabbè. Il prossimo diario è la fine di ste piattaforme qua? Sì, sicuramente okay. La fine delle piattaforme. Madonna, ogni volta faccio una smorfia di paura di farmi infilzare. Madonna. Io non si vedo neanche con le spine. Ok. Come hai fatto a venire qua? C'è un checkpoint. Ma cazzo hai fatto? C'è un checkpoint qui. Vabbè. Mi interessa allora sta cosa. Vediamo di non farci buttare sul tamborte misterioso. No, no, non ti preoccupare, questo è abbastanza easy per me. Sì, qua mi ha buttato giù prima. Perché sono salito su stasse troppo velocemente. Ecco. Vedi? Vedi, si butta giù. E va bene. Se ricadi ti rendi già dal checkpoint. Speriamo. Mi sa che è un bug quando tu sei venuto da me. Magari è perché c'è città. Sicuramente. Forse il gioco a pietà. In uno sloop ti evita sta rottura di cazzo. Fai vedere a quanti diari sto comunque. Teoricamente siamo a 5. 6. Siamo a 9. Cioè io sono a 9. Perché tutti gli altri 8. Penso di averli presi. Sono a 8. Sì, bello. Sì, bello, bello, mi metterò checkpoint qua. Ok. Dunque, secondo me con lo sloop il gioco a pietà. Meno male. Hanno deciso che si vogliono tenere la gente che gioca. E porca troia di nuovo, ma sarò stronzo. Perché non salto? Ho paura di saltare. E cado male. Sì, comunque il diario è qui da me adesso. Ok.
Vediamo se era uno di quelli che mi mancavano. Sì, era uno di quelli che mi mancavano. 9 su 10. E sulla guida siamo all'ottavo, quindi comunque ce ne sono altri due. Va bene. Vediamo se mi fa venire da te oppure un po' indietro. Dietro, va bene. Questo qui, quello dopo non l'abbiamo sicuramente preso entrambi. Ok, dunque qua salto sempre. Appena vedo un cambiamento di piattaforma, salto. Sì. Però mi piace un casino sta No, parte. beh, quello con la pistola no. Dov'è il diario? Qui di fianco a sinistra. Ah, ok, Ammazza posto. quelli prima di andare avanti, va là. Eh E non si prendono i spuntoni, coglioni. no, sono pure intelligenti. E perdonami, ma qua si deve saltare? Ah, semplicemente, ok. È la roba dell'ancora forse. Vai, Comunque ho imparato che se ammazzi tutti tranne quello con uno con l'arma può fare anche in singola sta roba. vabbè, lasciamo quello con l'arma allora. Questo è quello con l'arma, è un'ombra di merda. Semplicemente quello col pompa l'arma. Perché c'è uno col pompa. L'ho ucciso. E niente. Forse si può andare avanti e dietro, non lo so, proviamo. Il diario non è qua? Ah, ecco. Non lo so, controllo. Guarda un attimo la guida, se pensare. Oh, qua non c'è un cazzo. Vabbè, ti salgo l'ancora, va. No, mi sa che è più avanti, più avanti. Ok. Minchia, non è ancora da 4 questo. Vabbè. Ah, ma il coglione ci segue, eh? Ora lo sfido di seguirmi, il merda, voglio vedere. Ah, godo, morto. Chissà perché. Stavolta tieni quello vivo col pompo. Ok. Dunque qua ce n'è uno. Ok. Perché quelli con la pistola fanno un po' male. Via. Yeah. È venuto a pushare, ma non dovrebbe uccidere ancora, aspetta. Ho poca vita, ma non dovrebbe ammazzare. Ok. Qua non c'è il diario, no, eh. Ah, io le trappole me l'ho dimenticato, occhio. Allora, dovrebbe essere vero qui. Lì c'è un Sì, piedistallo. Mi ricordo che sul piedistallo qua ce n'era uno. è lì sopra, intanto. Sale dalla torre. Ok. Merda, come cazzo faccio? Ok. Vaffanculo, Lei ci sapevo. crede, arrivo. Sapevo. Beh, ci do di che. No, non lo Ok. vedete. Sta lì così, da piazza roccia. Madonna. Ok, mongolo. Com'è? Posto. Ok. E il Probabilmente era lì, diario? non è Eccolo lì, quello. posto. Andato, io li ho presi tutti. Torna all'inizio stanno.
scusa. Vaffanculo! Niente, gli scheletri. No, no, guarda che fa tutto altro trappolo. Ma hai ucciso Jack, non ho capito come. Sì, le trappole, gli scheletri inutili attivano le trappole. Capito. Quando mi ricordo c'è una leva da alzare, no? Sono tre leve. Ok. Due. La terza è lì, ok, vado. No, arrivano altri scheletri, occhio che ti attiva il pavimento. Vabbè, fa niente. Ma loro tra di loro non si uccidono? No. No, mi ha fatto dispawnare. Sti infame. Vabbè, sei qui. Fai tutte le trappole attivi. E sono sulla roccia. È una bella storia quella di despawnare la gente. Vabbè. L'ultima leva l'hai attivata. L'ho appena attivata. Aspetta che muoio male. Ah no, a posto. Adesso l'ultimo diario lo prendi tu. Quindi dovrebbe essere. On the right side, ok. Qui, questo qui. Vai tu. No, perché io ho già fatto tutto, Jack. Vabbè, per sfizio rileggo. Vedi che me lo dà comunque per la season. Mi ha lasciato 9 su 10, non mi ha fatto vedere l'onorificenza, però ok, me l'ha dato adesso. Senza onorificenza me l'ha dato. Ok. Qui è semplicemente un ponte che si abbassava. Sì. Bene, gioco. E ora, secondo me, c'è il combattimento. Comunque, se vedi, qui c'è un checkpoint. Perché adesso che mi sono forte, ci sono queste che ti fanno tornare tipo alla nave. Ecco, questa è la sala finale. Col boss lì che ci aspetta. Lo vedo triste il tizio, eh. Più che altro lo vedo come se avesse fatto qualche errore. Sta pensando su qualcosa. Io ricarico un attimo le munizioni prima di andare da lui. In effetti. Che non mi ricordo dove cazzo stanno. Ah, eccole qua. Andiamo. Vabbè, si è avviato da sotto. Beh. Iniziamo già a picchiarlo. In teoria in due. In teoria in due è più easy, almeno spero. No, è troll. Fa suonare al bicchiere. Ah, è qua lo stronzo. O no? Eh sì. Io giro un attimo quello con la pistola perché ho troppo fastidio. Ti sta parando? No, no. La caricata. Tento bomba. Aia. Becca comunque. Così come si può becca anche se. Ah, fa un culo, ma. Vai, te lo lascio menare e io sto parando tutti gli attacchi. Ok, esplosione di nuovo. Porca la puttana, dove cazzo sono volato? Adesso la pistola. Ho capito, però io mi voglio curare, se no mi shotta. Sì, lo distraggo io, non ti preoccupare. Ha fatto spawnare i suoi amici. Sinceramente, se prendono un fuoco mi fanno anche un favore. A quanto pare non prendono un fuoco. Sono ignifughi questi scheletri. Vabbè, dai, vado per il coglione, va. Dove c'è? Esplode. Ah, ok.
Minchia, neanche ha mirato, proprio così. Minchia. Allora, io mi prendo tutta la frutta perché ogni volta mi sciocca come un infame. Dov'è? Eccolo lì. Sta mangiando. Vuole provare a mangiare. Minchia, se già sta mangiando è molto più easy in due, eh. E no, anche più. E anche logico. Che palle che sono di schede. Merda. E niente. E giù. Io devo recuperare il cibo perché non me l'aveva raccolto. Ma è da lì quante volte merda, di nuovo, attento. Oh, mi sta attaccando senza la spada. Via, chiami gli amici. Che cazzo? Ok. Sta parando, E vaffanculo, va. Tu pensa agli amici, io penso a lui. Finché riesco a sopravvivere. Merda la pala. Qua c'è un ananas, si tiene quello. No, io lo sento, eccolo lì. Basta, questo bomba, avete rotto. Via, aiuto. Vabbè, tardi. No, mi ha mandato una banana. No, non sparate a primo. Via di esplosione. Questa volta sì. No. Guarda il merda come corre, guarda. Arriva la mente. Può prendere il fuoco? Sì, sì, lui sì. C'era una schiera dentro di te. Io muoio male, dai. Vabbè. L'ho tirata io. Vabbè, tranquillo. Ora sono curioso di vedere. Ah, rinasco qui? Ok. Sì, rinasco qui comunque. Va bene. Iscriviti. Iscriviti. Ma iscriviti non è subscribe. Quindi su Twitch si paga subscribe. Eh sì. Dai, torno da lui. Ah, ma ci sei anche tu, ok. Ha mangiato un'altra banana. Beato lui, io non c'ho un cazzo da mangiare. Non si ferma a mangiare le banane, nel senso è scriptato tra le mani, non puoi fermarlo. Vai. Porca puttana che voli che mi fa fare ogni volta. Ecco, prendo loot, più ne ha più ne metta. No, muori merda. Sì,
finché va poco magari andate a cercare. Scusa Jack. Dai, se sto a poco di continuare dal fuoco, ok, non vedo più cosa. Sì, però dopo un po' di spawn all'infame. Io non ancora per esplosive. Dov'è il coglione? Eccolo lì. Attento, incendiaria. No. Praticamente non è dato un po' contro le schiacce. Vai, vado di cecchino ormai. Dai, ora sì. Ora però. È morto. Attenzione. E niente, è stato bello. Però vedi, non ci dà il checkpoint qua, eh. Aspetta, ma è ancora nelle storie assurde, volendo. Io bella. Posso evitare per averla. No, 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 secondo me... Now this is what I like to see. A grand adventure. A fight to the death. And a great big pile of treasure. You'll have quite the tall tale to tell once you make it home. The trouble with being the pirate lord is that everybody tries to follow in your footsteps. Briggsy, Cray Merrow, the crew of the Morning Star. Why, I ask you? This place, this sea of thieves, is bigger and stranger than any of us know. I reckon you've learned as much or you wouldn't be standing here. There'll always be new stories to tell, riches to plunder, and monsters to chill the blood of anyone brave enough to seek them out. As for the gold hoarder, I doubt we've seen the last of him. It's never that easy to scrub away the stain greed leaves behind. Still, I'm sure he'll think twice before picking a fight with you again. For now, I'd leave the treasure be. Its power has claimed the hearts of too many pirates already. That skull should fetch a pretty penny with the Order of Souls, however, if you're so inclined. Whatever you choose, take care not to linger, for the Shroudbreaker's power is nearly consumed. I'll have my envoy return it to its resting place, ready for some other crew to test their mettle. Perhaps we'll meet again over a grog or two. My door's always open to true pirate legends. Until then, farewell, and remember, it's not about the gold. It's about the glory. Bello. Qua mi dà storia completa comunque, eh? Sì, ho buttato. Ti darà il checkpoint dalla parte di sotto al fur da rifare. E vabbè. E non funziona più Windows C, ma no. Che bello, Microsoft. Perché ami Xbox Gamer a mano. Invito in Windows G allora, aspetta. No, no, non funziona, funziona stavolta. Ok. Perché quando c'è scritto ti stai nella una partita, confermi, quello non funziona. Quando ti dice ti stai nella partita di qualcuno, funziona. Vediamo. Sì, sì. Il capitolo finale del show su Gold mi sa che te lo fa ripartire dal gettone. Fa comodo averlo comunque. Adesso tu sei dalla parte, vero? Arrivo, dai. Teoricamente non serve che salga. Esattamente. Ah, ma è vero che ora che siamo già qua, in teoria, se la si rivota, vogliamo provare?
Facciamo un tentativo, sì. Però devi fare il tizio. No, guarda lì lì, maledetti. Storia completata, ma c'è ancora il libro. C'è ancora il? C'è ancora il libro vecchio. Ti vogliono far uscire per poi entrare comunque. Ma dei geni. Eh beh. Non c'è il 2000%. Eh sì. Finché non vendi non te la completa. Ma non è che vendendolo tu poi mi toglie la missione comunque. E... siamo questo tentativo e tu vendilo, poi se mi toglie la missione almeno sappiamo che devo quittare due volte. No, ma secondo me quando vendo tu non ci devi essere. Sì, anche secondo me, però si può fare un tentativo. Tanto se la perdo non è. Non è così tanto complicato il primo pezzo comunque. È una rottura che ti devi comunque fare. Devi andare a sud comunque. Lascia. Un po' troppo anche. Vediamo se la riesco a salvare, ma non credo. No. Abbiamo praticamente un po' di tempo di parare. Dava un posto, dobbiamo tornare a quello di prima o fanno bene tutte le cose? Ma per farla ripartire. Per farla ripartire noi abbiamo il checkpoint. Vabbè, andiamo a qualsiasi allora. Andiamo a questo, calmo, dritto così. Contro Veni, ovviamente. Eh sì. Dai, fai vedere un po' la reputazione. Dunque, vedi qua, riporta il teschio al cacciatore d'oro, mi lascia sempre con 1 su 5 però. Vedo che c'è l'evento del drop XP, dove l'avete visto poi? È vero che comincia, quando è che comincia? Domani? Nella roba degli eventi. Aspetta, devo vedere sul Discord, avevo messo la news. Comincia il 19, tra due giorni. È strano che non abbiano messo sull'evento di gioco. Vabbè. Che di solito lo segnano lì. Comunque secondo me anche la roba del potere è stata. E poi vedere che si spengono le gemme. Ma io sono curioso uno di questi giorni di stare qui dentro quando si spengono tutte. Sì, di vedere se veramente si esaurisce il potere o se si può girare così in eterno nello shroud. Allora, siamo già a metà gemme? Non so, eh. Ma perché ci allontaniamo? E perché ci stiamo allontanando? Boh, vabbè. Albedo 3774, buonasera, benvenuto e grazie per il follow sul canale di Safari. Buonasera a te. Cazzo, non sono ancora abituato. Siamo una gemma. Ok. Non sono ancora abituato ancora alle notifiche di Safari, però vabbè. Io non mi fido, Non mi fido da. Intanto dove sta? Sta. Sì, sta più o meno dritta, dai. Bello. Comunque sono tutte spente. Sì, ma non ci lascia morire qua, Perché normalmente lo Shroud Breaker dopo un po' svanisce nell'aria, diciamo.
Secondo me è perché ci stiamo allontanando. Non è perché Vuoi provare a rimaniamo. riavvicinarmi? Continua. Sì, però qua stai uscendo un po' troppo, eh. Se vuoi puntare l'isola. Aspetta. Sì, dovrei andare molto più sud. Prova ad andare a più sud. Non abbiamo dei legni, volevo evitare nel dubbio. Un po' di legno io ce l'ho, eh. Quanto? C'ho 4 Oh, beh, meglio di zero. nel mio inventario e dentro c'è Ah, andiamo 12. andando lì. Non è neanche un gran perdita, allora. Se andate Secondo in zaino, me non così andiamo svanisce. sicuro. No, ma adesso vai dritto, dritto per dritto, ormai siamo lì. Così il pollo per non dire niente. Vabbè. Un gran lip mi sa. Ah, Ma cazzo sta il... Ah, ok, vedo Galleons davanti. Continua dritto, finito ci adesso, siamo. sì. Siamo usciti da zona loro, tra poco compare. Vediamo. Sono curioso. Due. Uno. No, Beh, se non appena sono non più c'è più la fatti per musica. strada. Appena non c'è più la musica dello Shroud, sparisce. Vediamo. E dunque? Ah, vedi, si è riacceso tutto. È perché adesso Strano. scompare. Senti. Ah sì. Ah, figa, Mica, c'è come proprio l'ultima tutto volta. il piedi Come l'ultima volta. E lì abbiamo uno sluppino a sud-est. in front. Ok. È come l'ultima volta che dice ben tornato su sto Sì. stronzo. Ciao Nicolas. Va bene, va bene. Lo vuoi fare? Non lo so, se ci attacca, sì, se non ci attacca lasciamo anche. Perché non vorrei perdere troppo tempo con quello sluppino lì. Vabbè, siamo a 2 metri dall'avamposto. Vabbè. Aspetta, fai vedere un po' la reputazione nei topi di Sentina. Qual era? Era tesori celati? No. Qual era la cosa della leggenda? Ah, forse nel... No, aspetta qua. Nell'Atena. Fai vedere. Vedi, qua in teoria lo dovrei sconfiggere anche questo. 50 volte il giallo. Vabbè, dai, vaffanculo. Aiutato, sì. Sì, l'ho schivato Tra poco ci lascia, pesantemente. però. Oppure sta venendo dritto da dietro. Hai la vaselina. Merda. Ha cecchinato, lo buttiamo giù. Oh, non ho più Tra poco palle di... respawna. vabbè. Niente. Sì, è respawnato. Se ne sta andando per i E suoi. allora che si fotta, via. Siamo abbastanza vicini all'avamposto. Io Sì, sono perché... partito, poi se mi dai la storia si può rifare, tanto 5 volte comunque. 5 volte da vendere il teschio alla roba dell'oro. Comunque, tutti i megalodonti da leggenda li devi buttare giù 50 volte per avere l'onorificenza. Tutti 50. Sì. Tranne che il velato penso sia meno. Ah, beh, dai, solo 10. Già trovarlo uno è difficile.
Era che bel tramonto, l'arrivo in tramonto. Sì. Fotografo, faccia una foto. Aspetta prima di dispawnare, di... E io vedo, sono tutti skin invisibili da me. Ok. Vendo prima il navigatore e l'altro teschio, puoi vendere volendo. Erano due gli altri teschi. Qua rimane l'ultimo teschio della Shows of Gold. Dunque vedi te. Signoro, vendo. Dai, aspetto che sloghi, voglio vedere. No, va bene, voglio vedere se la toglie. Perché dando missione completata non si sa mai. Allora. No, è all'anime. Sì, è un teschio. Comunque vendo allora? Dovresti vendere la tua settore d'oro, c'è scritto. No. Per l'onorificenza. Se apri la roba dell'onorificenza c'è scritto al cacciatore d'oro. Qua mi dice 2 su 5 adesso. Mi conta come 2 su 5, anche se non l'ho venduto. Bello. Vabbè, e allora vendo, eh? Sì. A me lo conta ancora 1 su 5. La missione me l'ha lasciata. Comunque sì, ti stimo molto per quello che fai. Grazie Nico. Nicolas. Ci sono due Nico così se no. Eh sì. Dimmi te, vuoi ripartire? Non c'è voglia? 11:30 se c'è voglia te, io almeno ti faccio, volendo. E allora via, dai. Che ficata. Quindi immagina c'è anche la Shardbreaker qui sopra, sì. Sì, sì, c'è tutto. Bello. Non è tanto accorciante, però... Vabbè, è meglio di niente. E a proposito, sei l'unico che mi ha dato riporto dal coso d'oro, perché a me non l'ha dato. Aspettati, io rileggo. C'è scritto di portare al cacciatore d'oro. A me mi dà sempre 2 su 5. A me ha lasciato 1 su 5. Boh. Forse perché ti sei avvicinato col teschio in mano, non lo so, lo conta sulla persona, non lo so. No, perché se mi ha dato 1 su 5 già la prima volta. Sì, non capisco. Mistero. E niente, si ritorna indietro. Aspetta, a te ha dato 10.000. Sì. Oddio. Ho capito perché non me l'ha contato allora. Quittando quel capitolo non te lo conta. Ah. Come il vecchio bug, come tutti gli altri bug. Che se quitti ovviamente sei fuori dalla partita e non ti dà la missione completata. Questa roba è la stessa. Ci può stare.
Se la faccio portare a 3 poi può passare. Sì, perché qua è un pochino più impegnativa, non si può fare veloce sta qua, purtroppo. Certo che secondo me fare la traduzione non dobbiamo dire al cacciatore d'oro, ma è tipo del cacciatore d'oro. Sì, in effetti. Vediamo se c'è un altro megalodonte a tornare fuori da qui. Vediamo. A questo punto mi sa che quello diventa sfidato. Bentornato sul suo trono. Quello sluppino là che c'era su destra? Non vedo più. Non vedo più. Ah, aspetta. No, non vedo più. Intanto la probabilità dal lato in cui c'è la cascata per fare prima invece di andare da su. Ah, non so. Comunque ti dicevo, la probabilità di avere qualcuno nel Shores of Gold mentre fai sta qua veramente piccola, eh. Dici? Sì, sì. A meno che non venga tutti sulla Shores of Gold inutilmente, ok. In tal caso non so come funzionerebbe, ti dico la verità. Perché secondo me più di un tot attive nello stesso server non puoi averle. Non penso. Secondo me già una attiva è il massimo che puoi avere. Se ci pensi, se ci sono due che devono fare la stessa cosa sulla stessa isola. Rispetto alle altre storie assurde in cui ci sono molti più capitoli, qua si svolge tutto sulla stessa isola. Non ti so dire. C'è una differenza tra fare la Shroudbreaker, che ti porta su isole diverse, quindi uno ci mette di più a se ti va male, rispetto a questa che comunque riesce a fare nello stesso tempo. Ci potrebbe capitare che i due player siano nello stesso, che si chiama, punto cardinale? Si chiamavano? Boh, grid. Penso di sì, non lo so. Si chiamano Crypt, non mi ricordo come si chiamano. Sì, sono Crypt. Se stanno nella stessa Crypt capisci che non ha senso. Infatti come su le altre storie assurde. Quando ci sono i totem da portare per aprire la roba della combinazione. Se uno la sta già facendo, non l'ha ancora finita. Ma dai, Jack, a sinistra c'è loot. C'è loot nelle Shores of Gold, incredibile. Minchia. Guarda lì. C'è una gemma verde. Sì. Stavo dicendo, tipo quando fai il pulsante maledetto, credo si chiama. O qualcosa di simile. No, forse aspetta, adesso ti cura. L'arte di imbrogliare, no? Sì. Che ti porta su Crescent Isle con i suoi totem della luna. Sì. Quella lì, se c'è già un altro che la sta facendo, tu non puoi inserire il totem della luna. Visto che è già inserito. No, anche se non è inserito, però c'è ancora il tizio che ha il vecchio. Deve ancora consegnare. Finché non ha consegnato, teoricamente non puoi avviarla. Ok. Prendo il totem. Puoi scendere comunque, si vede. Però se la scena ti piace, ti lascia sopra. Boh. Ti godevi il sole. Minchia San Minchia Veni. All'ultimo, sai com'è? Ma qua alla fine siamo dal lato sbagliato. Dobbiamo camminare un sacco, però fa niente, dai. Ci camminiamo di meno dopo, però. Sì. Ti ricordi?
Ah, è vero, con la cascata. Perché in realtà non so neanche esattamente dov'è. Probabilmente vi dovevo parcheggiare in un posto migliore. Perché la cascata in effetti è molto più là. No, ma comunque la cascata uscendo da lì, capisci che non puoi tornarci all'indietro. Sì, ovvio. Non è questa, invece è questa. Porto la nave su quest'altro punto, intanto tu vai a avviare, inizia a fare. Va bene. E arriva subito al primo checkpoint, perché sennò è un casino di farsi tutta la strada. Sì, sì, va bene, va bene. Sto continuando a camminare. Certo che tu hai detto con la pistola devi proprio rompere. Eh sì. Di toccare la nave non piaceva passare sulla sé. Mi sa che mi sono sbagliato. Ah no, sopra, sì. Sono sbagliato? Devi andare dalle statue. Ricordi? Ah, porca puttana! No, Gesù. E niente. Che bello camminare per tutta l'isola. Eh beh, mi si è spenta una delle gemme, penso che stia ripartendo. Ah, oh no, è ripartito lì per spazio. Che bella camminata che mi faccio. È patato senza pollice. Non vorrei sbagliarmi, però le statue qua... Era senza pollice comunque. Visto che Simo non legge la chat, visto che sta facendo altro. Ah, ciao, scusami. Sono mezzo andato. Credo. Era Danny, si chiama Danny. Sì, Danny. Ciao Danny. Ah, Danny, ok. A proposito, Danny, per rispondere alla tua domanda. No, dobbiamo andare lì per aprire la porta. Cosa? Sì, devi aprirla. Devi tornare qua per aprirla. Ah no, ho detto una beninata, è già aperto. Oh mio Dio. Meno andrò. Male che è già aperto, perché mi sono percheggiato per la cascata io. No. Non la sposto più la nave. No, comunque, Danny, alla fine ci ho guardato e non puoi fare nulla, per Discord. Almeno che io non abbia trovato la soluzione giusta, non puoi fare nulla. Ok. Benvenuto Danny nell'avventura finale delle Shores of Gold. Stiamo facendo l'ultima in assoluto. Per la seconda volta. Per la terza volta. Seconda oggi. Sì, seconda oggi. E morirò male. Ah no, a posto. Madonna, ogni volta faccio la smorfia perché ho talmente paura di farmi impallare. Ok, posto. Che cazzo, raga, non mi dà neanche una cura. Oh. Ok, qua devo capire dove cazzo devo andare. Ok, devo andare lì. Ok, posto. Arca puttana, ogni volta mi faccio sorprendere.
E mi incazzo pure. Sarò scarso a fanculo. E niente. Ero arrivato al checkpoint del ponte, pensa a te. Beh, meno che sei arrivato. No, 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 ma poco prima, cioè che non sono arrivato al ponte. Vabbè. Dunque mi tocca rifar tutto. Porca puttana vacca. Io mi sono preso delle spine sulla gengiva. Sei morto? Decisamente, salve. Eccolo lì, ciao. Andiamo. Mamma mia. Ah, dove sto? Sì, mi fa ricominciare da capo. Ah no, di qua. No, qua è tutto vuoto. Ok. Ricominciamo. Dobbiamo ricominciare da lì e non dalla nave. L'hanno migliorato un po'. Madonna. Una volta dalla nave era una rottura. Sì. No, Nico, perché stai dentro gli spuntoni? Sta smorfia che non faccio mai, però. Che belle queste avventure, un paio ne abbiamo fatte insieme, mi sa. Sì, sì, però questa è l'ultima, Danny. Questa è proprio l'ultima del gioco. Ok, ce l'ho fatta. Sono arrivato al ponte. Penso sono anche io. Questo qui pesa quanto un brigantino barra galeone. Secondo me è forse un brigantino. Il galeone ci mette molto. Stavo per volare di sotto. E vaffanculo. Sei volato molto, no? Oh mio dio. Oh mio dio, devo ricominciare tutto. Che palle. No, devi ricominciare dal... dal ponte, lo so, però sai che palle. Tanto vado ad aprire la porta più avanti, che faccio l'ancora, maledetto. Manda come contento. Posto? Andiamo, via. Cari, si riparte. Fanculo ste allergie. Immagina che faccio lo starnuto mentre devo fare sta roba delle piattaforme. Sai che cazzatura che mi viene? Poca. No, no, devo rigirare tutto, che palle. E niente. Come devi rigirare? Invece sì. Allora a sto punto ti aspetto qui perché se ti chiude anche questa. Ah, signor. Non avete visto nulla, ragazzi. È quasi mezzanotte. Andatevene a dormire. Non è successo niente. Non è successo niente. Che fail. Dai, che mi prende. Volevi? Vedi? Mi copro. Ah, Gesù. Mi sto divertendo con uno scheletro intanto. Va bene. Divertiti. Io mi diverto a guardare il traghetto e il traghettatore lì. Dai. Diciamo che la stanchezza, raga, sarà quello. Non mi dire che devo rialzare di nuovo l'ancora.
Vai. Ok. No, ma sarò stronzo. No, qua ragazzi. Che puttana. Due volte, così anche prima eri caduto. Oh Gesù, ma come si fa, ragazzi? No, ma qua è veramente la stanchezza. Non voglio dire. Cosa metto come. Non c'è un facepalm. No. Tom, questo me lo faccio a me stesso. Sei scarso. Io? Io? Che mi guarda. Io? Sì, sì. Sì, sì, proprio io. E niente, si ricomincia per l'ennesima volta. Dai. Concentrazione, non parlo più. Ecco, vedi già. Cazzo, ogni volta lo devo risalire. Mi sa che sei troppo avanti. Sì. Io non sto andando avanti. No, no, ma sei troppo avanti. Sei troppo avanti paragonato a me, perché ogni volta devo risalire l'ancora. Finché non devo risalirla io. Vabbè, contento. No. No. Niente, raga. Sì, sono dispawnato male. Madonna. È una tortura quel posto. No, ma a me mi piace. Preferisco questo che i spuntoni. Ti dico la verità, lo trovo molto più divertente da fare. Ora voglio vedere. Ah no, l'ancora è rimasta alzata. Ok, almeno quello. Dai. Per forza, guarda dove sono. Credo se mi spingi sulle spine, no. Oh, e che cazzo. Ari. Ora non finisce qui. È andato. No, lascialo qui questo. Ah, ops. Vabbè. Niente, rispawnano. Dimmi che è rimasto aperto. Corri, fregatene dei nemici. Una volta che è rimasto aperto. Ok. Qua buttiamo, io ti tengo vivo uno di quelli con la spada. Di far. Qua ce n'è uno con la pistola che mi viene contro. Ovviamente. Ah, c'è tutta la banda che è venuta. Uno che mi. Ecco. Vabbè, perché ce l'hanno con te? No, no, c'è qualcosa, ce l'hanno tutti con te. Vabbè. Tira. Sono okay. Molto lontano. Madonna. Oh no, qua ci seguono, presente. Sta lì sulla roccia, che spero che non ci seguano. Ah, c'è uno lì. Sì, già fatto. Senti, cos'è? Vado a fare l'altro. O che arrivano le schede. Che me ne frego, intanto non c'ho più niente. Che, non, da... che passano sulle pressure, non si accendono comunque. Quando vuole, per morire. Ok, è andato. Merda. Sarò un nabbo? Sì, stasera proprio. Come ti prendo? Aspetti. Come ti prendo? Vai sul coso di. La pietra. Ecco lì. Non ti prendo. Veloce, 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 veloce. Io corro sulla pietra. Ok. Merda. Eppure sto più vissuto lo scheletro. Prenditi conto. Dai, ce la puoi fare, secondo me. Si è ucciso. Nabbo. Non c'ho più un cazzo da curarmi. Non c'ho un cazzo da curarmi. Vabbè, niente. Ah, c'hai roba tu? Ok, grande. Ah.
E basta. Andato. Ok. Se non altro che... Dai, abbassa il ponte. Dai, ritroviamo l'amico. No, ma io lo vado a far partire, chi se ne fotte. Mica dove è andato? Però al centro stanza. Attento, togliti. Non ci ho fatto assolutamente nulla, Gli esplosivi non li fanno nulla. Beh, almeno abbiamo chiuso tutti gli scheletri. Credo che serva solo quello, la roba. Dai. E il nemico. Ho una nuova cosa da disegnare. Merda. C'è una cosa che ho scoperto poco tempo fa. Che sarebbe? Quando pari puoi fare dei salti. Ah sì? Sì. Ok. Se tipo premi la freccia direzionale verso un lato, puoi saltare da un lato. Maledetto, merda. Guarda, tipo così. Non ho visto. Ah no, infatti ti sto conseguendo come un pirla, ma non lo vedrai mai. E basta. Che cazzo c'ha contro di me sto qua? Merda, ora mi uccide perché non ho più vita. Ecco, è andato. Cioè fai a rianimarmi o... Provo. Se non me lo ritrovo davanti. Ovviamente è qui. Grande. Ecco, morto di nuovo. Minchia. Easy one shot. Sì. Dai, torno da me, ma è inutile. Hai rotto? Dillo. E niente. Si aspetta, ragazzi miei. Fanculo, quando arrivo io, porca puttana. Basta sparare. Oh, ho cambiato arma. Che cazzo è? Ah no, ok, innaffia le monete. Che nemica fa suonare le schede. Dentro il colpo di pala. Sto andando fuori qui. Guarda, adesso mi avvicina e esplode. L'ho detto. Ciao boss, vieni qui. Dai, vado di cecchino, mi sono rotto il cazzo. Sarebbe divertente ucciderlo a cecchinate. Io lo sto cecchinando da sopra. Ho finito i boss. Merda. Beh. Che pareva.
Se mangia la banana di nuovo. Io non provo il cibo, Andiamo lì. E basta. Ho fatto nascere gli amici. Merda, muoio. Niente. C'è uno che ti mira al tuo. Vaffanculo, 2 su 2 che liscio. Banana. Non mi becchi. Anch'io. Basta mangiare. Cazzo, non muore, Guardalo. Non vuol morire. Vengo verso di te. Mi sa che muore tra poco, perché è da due volte di fila che mi mangio la banana. Ma anche prima. Ah sì? Ci sto dando di cecchinate perché ormai. Mangia. No, ma secondo me il cecchino fa male, mi sto attaccando. E niente. Dai, fammi il favore di morire, dai. Non muore. Lo stiamo triggerando. Non ci. Porca puttana, per poco non mi shottava. Arrivo. C'ho più un cazzo da magnà. Vero, è finito tutto. C'ho più cazzo da magnà, va bene. Ti rendi conto che dove ero io mi ha colpito lo stesso con questa esplosione di merda? Incredibile. Dov'è il coglione? Eccolo lì. E dai. Oh, minchia. Andato. Gesù. Cristo. Ok, posto. Viene più bella così la scena. Sì. Now this is what I like to see. A grand adventure, a fight to the death, and a great big pile of treasure.
you'll have quite the tall tale to tell once you make it home. The trouble with being the pirate lord is that everybody tries to follow in your footsteps. Briggsy, Gray Merrill, the crew of the Morning Star. Why, I ask you? This place, this sea of thieves, is bigger and stranger than any of us know. I reckon you've learned as much, or you wouldn't be standing here. There'll always be new stories to tell, riches to plunder, and monsters to chill the blood of anyone brave enough to seek them out. As for the gold hoarder, I doubt we've seen the last of him. It's never that easy to scrub away the stain greed leaves behind. Still, I'm sure he'll think twice before picking a fight with you again. For now, I'd leave the treasure be. Its power has claimed the hearts of too many pirates already. That skull should fetch a pretty penny with the Order of Souls, however, if you're so inclined. Whatever you choose, take care not to linger, for the Shroudbreaker's power is nearly consumed. I'll have my envoy return it to its resting place, ready for some other crew to test their mettle. Perhaps we'll meet again over a grog or two. My door's always open to true pirate legends. Until then, farewell, and remember, it's not about the gold. It's about the glory. Sempre bello sto filmato. Ok, mi ha dato di nuovo la storia completata, eh. Via. Sto rinendo. A posto. Adesso che ci penso, ma ogni volta che andiamo nelle Davis a fare le missioni non si potrebbe avviare questa storia nell'organizzare le missioni? Credo di sì. Perché se ci pensi, se trovi la storia, se c'è uno che ti viene a seguire, tu vieni qui dentro. Cosa fa? Ah boh. Non ti può seguire. E tu non puoi affrontare perché hai questa storia qui. Ma non lo potesse, minchia. Aspetta. Ah, è vero. Guarda, avere un playmat. Così ne è nuvole. Ah vabbè. Ma qua già che ci siamo andiamo nelle Devils. Beh. Galleons ce l'abbiamo qua. No, andiamo a Galleons di nuovo, va. Andiamo di nuovo a Galleons. Performance va sempre prima.
No, ovviamente l'hai dritta, secondo me. E niente, io sono arrivato a 3 se non sbaglio. Sì, con questa sareste 3. Sì, perché alla fine non ti dice completa la storia assurda 5 volte. Ti dice solo riporta il teschio al cacciatore d'oro 5 volte. Infatti. Dunque, secondo me, prima che ti dia la storia completata, tu potresti rimanere. Ma io ho quitto proprio nel momento in cui sta per arrivare. Ma giustamente, il mio punto è che potresti rimanere quando ti ridà la ricompensa, però non consegni il teschio. Ah no, ma facendo così ti completa la storia e si annulla il checkpoint. È vero. È strana sta cosa, eh? Vabbè. Ste emote, madonna, fan cagare, eh. Alcune fanno veramente cagare. Che cagate. Vabbè, dai. Riziona le onde, sto vendicando la short break. Ciao Shores of Gold, ci rivediamo presto. Me ne mancano 2 da fare, dopo c'ho tutto, ragazzi. Da non credere, guardate qua. Che sborone che sono, mi manca solo questa. Le altre 3 le ho fatte già. Minchia, oh ragazzi. Che lavoro. Invece qua delle i topi di sentina me ne mancano, Delle 3 separate devo finire l'anima del mare. Prima o poi mi ci trovo la folle. Ti rendi conto che l'unica che mi manca sui scheletri delle polveri da sparo sono quella della fortezza. Fortezza attiva con distruggere 5 scheletri contemporaneamente con un'altra ciurma sull'isola. Non per forza alleati, però un'altra ciurma. Minchia. Così, che è successo? Desca, buonasera. Grazie per il ride. Buonasera a te e a tutti i tuoi viewers. Benvenuti per la conclusione di questa... Ah, a me mi ha dato già il terzo, Mi ha già dato il terzo di consegnare il teschio, anche se non l'abbiamo fatto. Vabbè. E niente. Stavo giocando a Sea of Thieves prima, comunque. Madonna, ci vuole pazienza, porca pupazza. Fai vedere ancora cosa mi manca. Ok, dunque qua mi manca le polvere da sparo, gli equipaggi maledetti, distruggi 5 scheletri indeboliti dalla palla velenosa, 5 scheletri indeboliti dalla palla della spossatezza, distruggi 50 scheletri indeboliti da una qualunque palla maledetta, 200, è la madonna. 500 anche, ah no, 36. E dopo tutto il resto... Completa 20, 30 viaggi mentre batti la bandiera e marchio del mietitore. Che non dice l'emissario, dice proprio la bandiera, quella che c'hai sull'albero.
Prima o poi si dovranno fare queste cose anche. Sì. Con calma. Sì, con calma. Con calma. Vieni a vedere comprare la Shawbreaker. E niente. Vabbè. Non parla. Sì, ma niente. Topi di sentina. Ok, vabbè, mancano questi. Il festival dei dannati. Trova e accendi. Ah, è vero. No, vabbè, quella lì te li riparai tutti. No, ma devo accendere l'ultimo faro di Sea of Thieves, che non sono ancora riuscito perché mi dice che è buggato. Con una fiamma del fatto, ma non è che deve essere per forza del colore giusto? No. No, è solo quella, l'isola buggata, che ti ricordi non mi faceva accendere? Vabbè, dopo il velato, lasciamo perdere. Forte dei dannati, cosa mi dà? Libera 25 volte la fortezza dei dannati da tutti i nemici, ok. 50 volte. Ah, ok, è lo stesso titolo qua, vabbè. Leggende del mare, l'ho fatto, ciurme della rabbia. Il fuoco contro i scheletri, 1000 volte. Usa 10 volte il fuoco contro 5 scheletri contemporaneamente in una fortezza attiva con un'altra ciurma presente. Questa è un'altra roba d'alleanza. Minchia, ce ne rimane, eh? E dopo i forzieri della rabbia rubati, quello... No, quelli sono io, si fa in alleanza senza alleanza. Sì. E poi si trova il... si chiama intorno ai 20 neri. E a proposito, devo ancora fare il guardiano mai trovato, mai visto. Aspetta. No, dov'è? Ah, il primo, ok. Io ho sotto la rutra rossa 5 volte. Il vecchio razzo 5 volte e Kill Guardiano 5 volte. Sì, mi mancano tutti tranne Grim. Minchia, te l'hai trovato Kill Guardiano però. Non mi dire come ho fatto. Dai fuoco a 10 navi degli scheletri con i teschi dei 20 cineri. Ok. Vendi 25 teschi dei 20 cineri. Minchia. Vendi. Vabbè. Porto sul moro. Sì, vai. Non ti voglio chiedere di farlo una quarta volta. No. Perché qua è giunta l'ora di lasciarci. E ce l'ho fatta, attenzione. Ah, è vero, oh mio Dio, vedi, sono cascato quando me l'hai detto. No. E altri 10.000, olè. A torta me l'ha dato 10.000. Ok, reputazione, storie. No, infatti mi lascia uno. E niente, ragazzi. Jack, grazie a te. Si conclude questa serata Shores of Gold con Jack e tutti voi, grazie a voi di essere passati. Non penso che ci sia qualcuno per un ride, vediamo. Le persone del... Sì. No, proviamo a vedere su Sea of Thieves, uno che ne ha pochi, Mario 14. Proviamo Sea of Thieves, ecco, avrà un piccolo ride da parte nostra. Ragazzi, grazie a voi. Vi ricordo che in questo momento c'è un giveaway, dunque digitate punto esclamativo giveaway che vi regala il gioco che vedete qui sotto, The Medium, se mai siete tirati a sorte. Ecco, grande Jack. E niente, io sono Simone Lunapop, bravo, minchia, ho posto, non c'ho nient'altro da dire.
Grazie a tutti voi, si parte con Rind, viva la figa, buonanotte, ci vediamo domani sul mio canale, ciao ragazzi! To, dat. Non è difficile imparare a memoria.